Dunque, signor Landi, adesso si liberi di tutto, mi dica solo la verità. Perché è venuto qui? La verità, dottoressa, è che lei è l'unica dottoressa ad avere 5 pallini su 5 nelle recensioni. Quella là su Trip Psycho. Trip? Psycho, la nuova piattaforma online che è uscita. No, non conosco. Anche perché ho aperto da poco, lei è il mio secondo paziente. Ah, cioè quindi praticamente la media è di 1 su 1. Che tra l'altro è mio fratello, a cui non potrei manco fare sedute. Ma che cazzo? Allora, mi dica. Dunque, dottoressa. È dottoressa, sì. Eh certo. E che caspita, almeno questa, dottoressa in psico. Economia e commercio. C'è secca niente proprio. Bene, vabbè, però comunque c'è da dire che questo lavoro è comunque una bella economia, no? Ma non c'entra niente. Lei perché qui? Mi dica la verità. È quello che adesso mi sto domandando pure io. Perché sono qui? Perché? Lei avanti! Farsi delle domande così profonde è già sintomo di una vicina guarigione. Solo che adesso io devo capire chi dei due deve guarire. Come? No, no, nel senso chi dei due tra me e me. E me. Dottoressa, è che... è bipolarismo. Ma lei è proprio avanti. Ci ha già fatto la diagnosi. Sì, tengo pure la cura, me l'ha firmata, me ne vado a casa. Ma sta scherzando? Sì, stai zitto. Stai zitto, non rispondere male alla dottoressa. Scostumato. No, scusa, è l'altro me che ha parlato, non sono io. Quindi lei ci parla? Sì, come no? Ogni tanto, però non sempre, capita. Che è successo? Si è allontanata la guarigione? Che è successo? Lei da quanto tempo è così? Da quanto tempo, dottore? Da un bel po' di tempo. La verità, da quando è cominciata la pandemia. Ho perso il lavoro, diciamo che i miei amici si sono reinventati, ma io non... E a chi lo dice? L'ho perso anche io. Ah sì? Che lavoro faceva? Coreografa. Sempre dopo economia e commercio. Esatto, e poi mi sono reinventata e... Ma che lo dice in faccia? Sì, ma dobbiamo parlare di me o di lei? E appunto, dottore, dobbiamo parlare di me o di lei? Scusa, zitto! Ma non essere indisponente con la dottoressa? Lo scusi, dottoressa. No, si figuri. Allora, mi diceva della pandemia. Purtroppo è stato un periodo difficile per tutti. Io le consiglio di rilassarsi. Che consiglio è, scusa? Di prendere la vita così com'è. Ma come si fa? Ma insomma, ma da me che cosa vuole? Cosa cerca? E chi avrà la macchina? Mannaggia io, No, no, ma sta scherzando? Ho capito tutto. Adesso le prescrivo la cura. Allora, lei ha bisogno di rilassarsi, vero? Sì. Di avere qualche momento in più di spensieratezza, di divertimento. Giusto. Di farsi una ricarica di risate. Ed ecco la cura che fa per lei. È la fine del mondo. Vabbè, questo aspetta a me dirlo se funziona la cura. No, è la fine del mondo. È per passare una serata diversa, una serata di spensieratezza, per rilassarsi. Una serata a teatro. Teatro? Le coreografie le ho curate io. Ma che cazzim. Buon divertimento.